In vista del prossimo Loppiano Lab, previsto per il 25-26 settembre, siamo con il professor Giuseppe Argiolas, economista d'impresa, dell'Istituto Universitario Sofia. Professore, qual è l'idea di impresa che Sofia porta nel contesto di Loppiano Lab? Ma è certamente un'idea di impresa complessa che vuole mettere al centro la persona. Nell'attuale contesto vediamo come troppo spesso ci si è soffermati nelle tecnicalità pensando che attraverso la risoluzione dei problemi tecnici si potesse avere un'impresa efficiente, efficace, ma anche capace di dare risposte ai problemi della società attuale, mentre ci accorgiamo che questo non è. Allora occorre fare un passo indietro e capire che i comportamenti delle persone nell'impresa sono certamente determinati dalle tecnicalità, cioè dagli assetti tecnici di cui l'impresa si dota, ma alla base di tutto c'è la prospettiva antropologica. Allora è proprio su questo che è necessario intervenire perché anche gli aspetti tecnici e le infrastrutture tecniche siano a servizio della persona, di un'idea di impresa che sia a servizio della società. Ecco, professore, a proposito di una cultura del dialogo, ci sarà una serata organizzata proprio dall'Istituto Universitario Sofia, Facoltà di Economia, un'idea di persona, è il titolo a partire dall'umanesimo di Rosmini, ma più in generale l'apporto culturale, la domanda di senso che pone l'Istituto Universitario Sofia all'economia e non solo a quella che interviene allo piano lab. Sì, ecco, questo è un altro aspetto rilevante. Si cerca in questo periodo di crisi di dare tante risposte. Il punto forse è farsi le domande corrette. E credo che la domanda principale che oggi tutti ci poniamo è appunto la domanda di senso, cioè il perché del nostro agire dal punto di vista dei cittadini, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico. Allora occorre ritrovare nel bene comune, come dire, l'orizzonte di senso condiviso che spinge i soggetti ad operare in tutte le varie fasi dell'agire, sia appunto esso economico, politico, sociale o di semplici appunto cittadini. Quindi l'orizzonte del bene comune richiama la centralità della persona e delle relazioni. In questo senso Sofia, attraverso la propria riflessione che in essa si realizza e la vita che si cerca di portare avanti, proprio fondata sul dialogo, prova a dare il suo contributo.